Questo server, ragazzi, è imbarazzante. Siamo andati a giocare in un server Bedwars, credo spagnolo, non lo so. Non è proprio imbarazzante, perché come server è carino, però ha molte cose da rivedere. Ad esempio i player. Vi da guardare il video fino alla fine, ragazzi, e vi lasciate subito un bellissimo like e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, è gratuita e dai che arriviamo a questi 40.000 iscritti. Detto questo, vi auguro una buona visione. Fatemi sapere la vostra valutazione del server qui sotto nei commenti. Ebbene sì, ragazzi, siamo dentro questo server che io in realtà mi ricordo anche di aver provato molto tempo fa, ma lo hanno aggiornato, ragazzi. Poi soprattutto qui in questo server la modalità più giocata, come volete vedere, sono le Bedwars. Quindi, ragazzi, andiamo a provare le Bedwars. Il server è Mush MC, che io in realtà forse qualche Bedwars me la son fatta. Vediamo. Ok, vedete, ho fatto 3 partite. Ok, quindi qualche cosa l'ho fatta, però praticamente le hanno aggiornate, ragazzi. E non so come l'avevo valutato la scorsa volta, ma appunto oggi andremo a rivalutare questo server. Premessa, il server è spagnolo, quindi in teoria dovremmo pingare, infatti tantissimo, 218. Vediamo un attimino com'è appunto questo server. Allora, intanto, team arancione, oh, ma il giallo già sta arrivando. Ma che caspita, appena visto. No, 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 allora aspettate, volevo un attimo vedere altre cose, bla bla bla, ma qui, ragazzi, boom, subito il giallo sta arrivando. A questo punto io gli faccio subito il letto e ora dobbiamo un attimo vedere come final killarlo. Con un hit, ragazzi, mi ha killato, ma va bene, non è importante. Allora, il giallo andrà a prendere diamanti. La cosa che mi piace di questo server, in realtà, sapete qual è? È che le basi sono molto vicine. Infatti è vero, sono molto vicine, infatti ho perso il letto dal team giallo. E sta arrivando anche il team blu. Cioè, le basi sono davvero un botto vicine. Praticamente con 3 blocchi arrivi nella base avversaria, ma ci sta. Vorrei un attimo vedere se si può personalizzare appunto qui lo shop. Vediamo un attimo se prendo questo piccone e faccio così. Ok, si può personalizzare. Carina come cosa, carina. I picconi dovrebbero essere permanenti. Voglio un attimo testare le hit. Ok, le hit sono un po' strane, sicuramente per il lag, ragazzi. Sì, sicuramente sarà una roba per il lag. Le vedo un po' laggose, appunto, che entrano un po' in ritardo, che appunto sicuramente riguarda il lag. Mi voglio fare subito l'armatura in ferro, molto con calma. Perfetto, perfetto, armatura fatta. Mi prendo anche la shear, che io ora non lo so, ma dovrebbero essere comunque tutte permanenti, anche perché è un po' una scammata. Quindi, allora, andiamo a prendere subito intanto una bellissima sharpness. In questo modo, ok, abbiamo anche sharpness. Poi, fireball jump e TNT jump, le proviamo. Ma sì, dai, una volta le proviamo. Allora facciamo così. Vorrei provare prima il fireball jump verso di qua. Vediamo. Ma sto... Ho preso qualcosa? Voglio riprovarci. Questa volta lo cerchiamo di fare naturalmente in un modo un po' migliore. Però è strano, ragazzi, è strano. Allora, una roba figa che in teoria qui si dovrebbero vedere chi ha anche i cosmetici del Bad Lion, eccetera. Perché appunto, come vedete nella tablist, riesco a vedere chi usa il Bad Lion. Infatti, che vabbè, però già qui, ragazzi, sta roba è veramente illegale. Cioè, 3 secondi e perdi il letto, nemmeno te ne accorgi. Ok, ma to qui la hit stranissima. Letto è andato del grigio. Stavo dicendo, nella tablist si vede il mio Bad Lion light. Infatti potete notarlo. Ok, che praticamente il logo cambia. Allora, a questo punto intanto voglio andare a vedere un attimo i diamanti, perché voglio farmi qualche potenziamento. Poi la cosa strana è che qui sono anche lontani i diamanti. Cioè, io direi, ragazzi, che ho un po' tantino, sinceramente. Poi perché sono 2 diamanti? Cioè, nel senso, tantino che sono troppo vicino, ragazzi. È tanto, tanto vicino un'isola all'altra. Cioè, fino a un certo punto, ma così, ragazzi, non puoi nemmeno respirare, che ti vengano ad attaccare. Questa è la roba un po' stranuccia. Però, facciamo subito l'armatura e vorrei riprovare il fireball jump. Però prima di riprovarlo, perché ora non mi conviene, essendo che non ho proprio il ferro, andiamo a prendere i materiali nella base grigia. E sta arrivando anche il team giallo. A questo punto mi faccio spada in ferro più TNT, fireball, blocchettini. E ok, ci siamo, ci siamo. Qua c'è qualcuno, c'è qualcuno. Ma che fai? Sei impazzito? Ma quello si nasconde lì. Ok, adesso però posso vedere se in realtà funziona davvero il fireball jump. Senza morire, ovviamente, non lo facciamo nel void. Vediamo. Oh, oddio, ma è troppo, ragazzi. Ma mi ha schizzato dall'altra parte delle Bedwars. No, mi sta andando in base, non ci credo. Ok, comunque le hit fanno un po'... Cioè, nel senso, sarà per il lag, ma fanno un po' cagare, sinceramente. Cioè, non si capisce nulla. Sincero, non si capisce proprio nulla. Allora, ho anche però il TNT jump da testare. Naturalmente, voi sapete che con il TNT jump devi avere un timing, cosa che comunque qui non c'è. Proviamo, ragazzi, a caso. Che cosa ho appena visto? Che cosa ho appena visto? Ok, abbiamo perso il letto, ma non è un problema. Comunque ricordiamoci, ragazzi, che qui sia il una fireball e fai il fireball jump, scappare da tutte le situazioni. Cioè, praticamente fare il fireball jump qui è come scappare da ogni situazione, perché ti manda praticamente dall'altra parte della mappa. Allora,
Allora, io un game lo voglio vincere, però due volte fa siamo morti per il fireball jump. La scorsa volta, ragazzi, per colpa del lag, perché ragazzi è un po' bruttino quando appunto si lagga tanto, però ragazzi è un po' così. Cioè, nel senso, io personalmente non riesco a giocare con questo lag. Cioè, anche su pixel tipo ping 130 è comunque tanto, però non si sente. Qui lo senti veramente tanto, ragazzi. Signor Azzurro. Oh! No, vabbè. Vedete però chi pinga poco è avvantaggiato. Perché se io qui, ragazzi, pingavo di meno, io l'hit gliel'avevo data. Però è entrata prima lui perché appunto ha meno di ping. Il rosso sta andando a prendere anche l'azzurro. In teoria l'azzurro ha poca vita, quindi muore, sta scappando. Infatti si fa rompere il letto. Però anche se ti fa rompere il letto, bro, muore dal Marques. Perché titta, tu ora perdi il letto. Anzi, se non lo perdi, che te lo rompo io, qual è il problema? Ah no, gliel'ha rotto il rosso. Attenzione, il signor rosso. Allora qui bisogna subito distruggere l'azzurro. Madò, ragazzi. Comunque il server, ragazzi, è anche molto ma molto giocato. Eccolo qui. Vediamo se riesco con il mio butterfly ad eliminarlo. No. No, 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 ragazzi, no. Ma non ci posso credere. Ma io veramente me ne vado. Io veramente. Ci riproviamo, ragazzi. Io una la voglio vincere a tutti i costi. Infatti per questo io sto andando subito ad attaccare. Ora ce la giochiamo molto molto rasciosa. Qui diciamo che è una mappa molto lontana, molto molto grande, perché qui ci metti comunque molto molto di più ad attaccare subito l'avversario. Il rosso si è buttato così, credo. Io davvero sto iniziando a odiare tutto ciò che riguarda le Bad Doors. Ok, il rosso sta arrivando. Noi naturalmente dobbiamo per forza eliminarlo. Ok, ok, è morto. Letto del rosso, bisogna solo eliminarlo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sì, fatti la spada migliore, fatti tutto quello che vuoi, ma sei morto, sei morto. Allora, in teoria mi posso fare l'armor migliore, giusto? Sì, perché me ne manca uno praticamente. Quindi se me ne dai uno, benissimo. Mi posso fare intanto l'armatura in ferro, che la metto giusto qui. Tutti gli utensili, altri blocchettini. Perché ho preso la concrete, non lo so. Eccolo lì che il giallo sta arrivando. Qui, ragazzi, poi si eliminano tutti subito, perché appunto le mappe sono tutte piccole, quindi si eliminano proprio instant. Cioè nemmeno il tempo, ragazzi, di iniziare. Qui per fare veramente le speedrun dei pixel. Cioè davvero, eccolo di nuovo. Madonna, che da pulita assurda che io ho dato, ragazzi. Letto andato, vorrei farmi sharpness. Non so se ci riesco. Vediamo al volo, al volo, al volo, al volo. Sharpness fatta. Vieni qua. No, 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 sei mio, vieni qua. Ah, sei morto, sei morto, sei morto. Si disconnette così. O l'hanno bannato? Non credo l'hanno bannato per teaming, ragazzi. Credo che si sia disconnesso, perché se l'hanno bannato per teaming bannano pure me. Ma non credo. Il team azzurro è qui, che è appena caduto, e a me fa piacere. Andiamo appunto a prendere sia il team azzurro che poi il team grigio. E naturalmente questo game l'abbiamo vinto. Boom, letto andato, vieni qui. Non ci credo. No, 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 ragazzi. No, non è vero. Non è vero. No, 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 no. Ok, nuova mappa. Comunque, ragazzi, per quanto possono essere imbarazzanti sia le hit che comunque anche un po' i player, cioè le hit purtroppo non è che sono male, perché ragazzi sono anche belle. Però il problema è che appunto è il ping. Entrano in ritardo, diventano tele hit in ritardo, quindi ping alto, non può giocare in questo server. Comunque stavo dicendo, però le mappe sono fighe. Sono almeno originali, credo. Sono appunto mappe loro, quindi fatte comunque abbastanza bene. Cioè, nel senso, a me piacciono. Nei commenti naturalmente fatemi sapere la vostra, se a voi piacciono. Letto andato. Ma che fai? Oh! Io come faccio a non pensare che i player di questo server sono imbarazzanti? Cioè, ma che, come te ne esci? Tu prendi e ti butti. Ma che ti passa per la testa? Sta mappa mi sa che è un po' troppo enorme. Cioè, passano proprio dalle mappe piccolissime a mappe enormi. L'ultima volta che l'ho provato, ragazzi, che mi sembra proprio in un video, non so se appunto era così, però non me le ricordo proprio queste mappe. Cioè, per me sono proprio mappe nuove. Cioè, questa mappa è così grande che sembra una mappa per le squad prima di tutto, e poi nemmeno renderizza i chunk. Non li prende tutti, cioè li devi avvicinare. E questa cosa è abbastanza imbarazzante, perché ragazzi, cioè, non renderizza. Renderizza i chunk. Allora, ci facciamo sharpness e protection, più armatura, un qualcosina comunque ce lo dobbiamo fare. Sharpness, protection, armatura. Poi mi faccio utensili, altri blocchettini. Con lo stick. Lui gioca con lo stick. Oddio, l'ho superato? Sta venendo? Si sta venendo. Ora gli faccio subito il letto e poi lo elimino. Sei morto. Boom. Ok. Adesso, ragazzi, non ci sono scuse, perché se prendiamo pure questa, davvero io prendo e quitto. Allora rimangono il verde e il bianco, credo. Sì, però il bianco ha appena perso il letto. Quindi con il letto rimane solo il verde, che ora... Tutti senza letto. Il verde è letto. Il verde è per di qua. Letto del verde distrutto. Mi faccio protection di livello 2. Però è troppo il fireball jump. Cioè, ora l'ho provato, ma è veramente troppo. Cioè, è figo, perché è figo, voli praticamente dall'altra parte della mappa. Però è un po' troppo, ragazzi. Cioè, magari se vuoi fare un fireball jump piccolino, non puoi farlo, perché ti manda dall'altra parte della mappa.
Ragazzi, a me mi spaventa, sono persone impossessate, non lo so. Vi invito a lasciare un bellissimo like a questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, sono spaventatissimo. E noi ci vediamo come sempre alle 15 domani con un nuovo video. È un po' imbarazzante come server tra varie cose, però tutto sommato è anche... è un ci sta. Fatemi sapere la vostra valutazione nei commenti. E noi ci vediamo come sempre alle 15 domani con un nuovo video. E vi saluto. Bella.